Bangladesh non si conosce niente perché è uno dei paesi più poveri del mondo e la sensazione è che ci sia un disinteresse assoluto nei confronti del Bangladesh. È un paese che geograficamente è grande come metà dell'Italia, nella quale sono presenti 160 milioni di persone. Nella sola Dhaka, che è la capitale, ci sono 16 milioni di persone. A Dhaka, dove le condizioni di vita sono davvero difficili, dovute al traffico, all'inquinamento, all'alta densità di popolazione che vi si trova. Io vivo qui, nella baracca del commerciante dei rifiuti. Raccolgo carta, plastica e vetro. Queste cose le trovo in giro per la città. Ho 10 anni, non sto con la mia famiglia, vivo qui con gli altri bambini. Mi piacerebbe andare a scuola, imparare un lavoro. Un giorno andrò via da qui. Me ne andrò presto. Il Bangladesh è il paese dell'acqua, del verde e dei sorrisi, ma è un paese duro. È un paese nel quale adattarsi a vivere è abbastanza difficile, per cui non ci sono, come si può dire, possibilità di trovare qualcosa di bello in questo paese che ha poco da offrire. E la sensazione è che è un paese musulmano, l'80% della popolazione è musulmana, un 13% sono indù, poi ci sono i buddhisti e una minoranza assoluta che è lo 0,5% di cristiani. Comunque si convive in modo positivo, non ci sono problemi a livello religioso. Sono Suor Anna Maria delle Missionarie dell'Immacolata in Bangladesh e vorrei illustrarvi il nostro progetto per una scuola per bambini di scuola materna, prima e seconda elementare, a Dhaka. Dunque, noi abbiamo una comunità a Manipuripara, questo quartiere di Dhaka, e abbiamo pensato di vedere come potevamo riqualificare un po' la nostra presenza, il nostro servizio, la nostra testimonianza in questo quartiere. È un quartiere in cui ci sono molte famiglie cristiane. Abbiamo chiesto un po' alla gente quali erano i loro bisogni, i loro desideri, che cosa si aspettavano da noi come suore missionarie. E abbiamo visto che molti di loro desideravano una scuola per i loro bambini. Una scuola, quindi, la scuola sarà piccola, noi pensiamo di fare 4 aule, quindi due classi di asilo e la prima e la seconda elementare. E in ogni classe pensiamo una quindicina di bambini. Ecco questo, per cui vi ringraziamo già fin da adesso per l'aiuto che ci darete, vi invitiamo a venire in Bangladesh. Grazie, grazie di cuore per tutto il lavoro che fate per le missioni, grazie davvero.
legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione, ogni cosa è grazia. L'amore è sempre diverso che in tutto l'universo spazia. E dopo un viaggio che sembra senza senso, arriva fino a noi l'amore che anche questa sera, dopo una vita intera, è con me.